Come sta andando a Rapallo per lo sport? Ma è un momento delicato, come in tutta Italia, però sicuramente le realtà sportive cittadine stanno facendo il loro dovere, nel senso che stanno rispettando le regole e ahimè purtroppo in questo periodo sono ferme. Insomma, si spera comunque che ci sia la possibilità di fare degli allenamenti individuali, no? Sì, quello non è chiaro, purtroppo a me è quello che manca in questi giorni, è un po' di chiarezza da parte delle federazioni, perché continuano ad arrivare delle comunicazioni, delle circolari che non sono chiare, quindi molte realtà fanno fatica a ripartire perché non hanno certezza. Speriamo che nei prossimi giorni ci sia un quadro un po' più delineato. Il basket è giocato, è fermo, ma c'è una grande passione e una voglia di fare sport anche in questo periodo e di parlarne anche. Ma sicuramente anche noi siamo fermi in attesa, come diceva giustamente Vittorio, di avere la situazione più chiara. Non abbiamo la possibilità di fare allenamenti perché il nostro è uno sport di contatto al chiuso, quindi siamo in questo momento possiamo solo parlarne di basket, ma non possiamo purtroppo praticarlo a nessun livello. Ecco, la Polisport Lavagna in questi anni ci ha abituato a dei bellissimi campionati e poi c'è anche l'attenzione al settore giovanile, non ultima questa vostra presenza a Borsonasca. Sì, noi come prima squadra partecipiamo ormai da più di 20 anni al campionato di Serie B, campionato interregionale che quest'anno, dopo 3 anni con la Toscana, ci vedeva incluse nel girone del Piemonte. Stiamo cercando, diciamo, di ricostruire il settore giovanile, il nostro obiettivo, collaborando anche con altre società del Tiguglio. E poi abbiamo il centro mini basket sia a Lavagna che, come dicevi giustamente tu, da 2 anni, forse 3 a questa parte, anche a Borzonasca.